Walt Disney presenta Da Fantasylandia. Tutto sulla magia. E ora ecco a voi Walt Disney. Forse non esiste arte più affascinante della magia. Per noi dello studio la magia è una parte essenziale del nostro lavoro. In fondo, cosa ne sarebbe della fantasia senza la magia? Dentro tutti noi c'è un piccolo mago nascosto. Anch'io ho un trucco nascosto nella manica. Questa è una matita magica, guardate. Beh, naturalmente è un trucco. Ma per noi la matita è come una vera bacchetta magica, con cui facciamo apparire le più incredibili fantasie. Abbiamo uno stanzino qui nello studio interamente dedicato alla magia. E negli anni abbiamo raccolto una notevole collezione di strani oggetti magici. Lasciate che ve li mostri. È giù di sotto, seguitemi. Bibidi. Bobidi. Bu. Bene, iniziamo con qualcosa di semplice. Questo si chiama scaldavivande in fiore. Quando si finisce di usare lo scaldavivande, si rimette sopra il coperchio in questo modo. Si dice la parola magica bibidi bobidi bu e si toglie il coperchio e si ottiene un bel mazzo di fiori. Allora, ecco qui uno che mi fa sempre divertire molto. Si chiama, facciamone tanti a partire da uno. Si prende questo fiore, lo si butta dentro il tubo e non succede niente. Ma se si dicono le parole magiche, bibidi bobidi bu, provateci anche voi. Questo sicuramente l'avete provato qualche volta in salotto. Levitazione dopo concentrazione. Appoggiando le mani sul tavolino e concentrandovi, lo farete levitare in aria. L'ho già fatto tante altre volte. Ma poi forse non sembra un gran trucco, ma rendiamolo più difficile. Aggiungiamo 500 kg nel centro del tavolo, in questo modo. E poi dovete usare la parola magica. Bibidi, bobidi, bu. Hai visto cosa accade se usate le parole magiche? Naturalmente sapete tutti che si tratta di un trucco. Da questa parte troviamo questo bel bocconcino, la principessa decapitata. Sembra reale, vero? È un ottimo argomento di conversazione alle feste. Al posto dei fiori si possono mettere antipasti e ogni genere di cose. E poi, se vi sentite soli, non vi lascerà lì a parlare da soli. Bibidi, bobidi, bu. Salve, principessa. Oh. Come va? Salve. Oh, bene, e voi? Bene, grazie. Che ore sono? Oh, per quanto vi possa interessare, siamo a metà del XX secolo. Che cosa? Oh, non vi allarmate, principessa. Tornate pure a dormire. Magica vula, bibidi, bobidi, bu. Dormite, principessa, dormite. Questo è un oggetto magico, per cui non servono presentazioni. Bibidi, bobidi, bu. Guarda un po' cosa abbiamo qui. Come stai? Come va, piccolino? Ciao, piccolina, vieni qua, su. Vieni qua. E qui cosa abbiamo? C'è altro? Ah, tu puoi tornare qua dentro. Resta lì.
Dietro quel sipario c'è il nostro più famoso oggetto magico, lo specchio magico di Biancaneve. Evocherò lo schiavo nello specchio e gli affiderò il programma. Oh, servo dello specchio magico, attraversa le barriere dello spazio e del tempo, penetra il buio e l'oscurità. Mostrami il tuo volto. Sto arrivando, padrone, arrivo! Sto arrivando! Salute a voi, padrone, vi stavo aspettando. A proposito, siete voi o io a stare a testa in giù? Beh, immagino che dipenda dai punti di vista. C'era qualcosa che desideravate chiedermi? Sì, speravo che potessi dirmi tutto quello che sai sulla... Lo so, padrone, sulla magia. E come fai a saperlo? Padrone, dimenticate che oltre ad essere un mago, tra le mie abilità c'è la predizione del futuro. Ad esempio, state per dirmi che ora sarò io a condurre il programma? Sì, esatto. Immagino che non ci sia più bisogno di me. Padrone, allora consentitemi di affrettare la vostra partenza. Bibidi, bobidi, bu. Oh, cavoli, come faccio a farlo tornare indietro? Oh, cavoli, è la parola giusta. Accidenti a me, alla magia. Che cosa terribile. Cos'è stato? Non è così facile liberarsi di me, vecchio mio. Ora me ne vado senza altro aiuto. Buona continuazione.